posti, come sempre, al nostro centro libertà. C'è qualcuno che non è mai venuto prima d'ora? Alzi la mano. Sì, vabbè, i soliti. Qualcuno però davvero c'è. Allora, per farvela breve, il Centro Libertà è il centro del nostro movimento a partire non violento, Libertà Livorno, che è nato circa 2 anni e mezzo fa da movimenti di piazza che hanno messo insieme tante persone che avevano, diciamo, la voglia di andare oltre, la voglia di andare contro anche per certi versi, e su tante tematiche. Quindi la cosa si è evoluta poi nel tempo, da manifestazioni, presidi, tante iniziative culturali e non. Poi un anno fa circa abbiamo aperto questo centro, che ha ospitato già nell'ultimo anno tante presentazioni di libri, conferenze su argomenti più disparati, dal appunto la controinformazione, argomenti di politica, argomenti di mistero, argomenti di benessere, salute e tante altre cose. Ecco, questa sera, vabbè, vi ricordo intanto che tutti i nostri eventi sono offerta libera e consapevole, quindi se volete fare un'offerta ci aiutate a sostenere il nostro centro, che è gestito interamente da volontari e quindi senza scopo di lucro. Lo potete fare anche all'uscita volendo. Ovviamente potrete acquistare anche il libro che presenteremo stasera. E quindi, appunto, dando a bomba, stasera parleremo di giganti. Parleremo di giganti insieme al nostro ospite Edoardo Orma, che è qui accanto a me. Potete fare già un applauso. Sulla fiducia, perché non vi ho detto niente di chi è, magari lo conoscete già, perché comunque è un volto abbastanza noto del web, soprattutto tramite la TV TV City e il canale nello specifico Oltre la Storia. Però lui, sia il canale sia lui sono da attore del Greco. Lui la mattina è direttore di filiale postale e poi il pomeriggio si dedica alla ricerca, alla scrittura e al canale Oltre la Storia. Ora il suo ultimo lavoro, anzi ormai è il penultimo, perché ne sta già per uscire un altro che poi magari vi lascerò lui presentare, è I Giganti, una specie dimenticata. È un lavoro di ricerca, un lavoro che va a raccogliere le fonti, le testimonianze che parlano della figura del gigante, quindi dell'essere non semplicemente la persona alta, ma la possibilità che invece si trattasse di creature appartenenti magari a una specie diversa, che un tempo potrebbe aver convissuto anche con noi comuni esseri umani bassi, insomma. E il lavoro percorre quindi tante civiltà, parla di testi, parte dai testi sacri, dalle testimonianze dei viaggiatori, dei navigatori, giornali dell'epoca, si arriva fino all'epoca nostra praticamente. E quindi lavora in questo modo, fa anche, questo ci tengo a dirlo, un ottimo lavoro di, oggi si chiama brutta parola, debunking, comunque insomma analizza quelle che sono dicerie, quelle che sono diciamolo fake news sul tema, con un po' di raziocinio, perché appunto sul tema dei giganti è facile andare fuori bordo, facile trovare immagini sul web che vogliono dire tutto e non vogliono dire nulla, oppure scambiare un'immagine rappresentativa per qualcosa invece di reale, come se fosse una fotografia, ma a volte le popolazioni rappresentavano magari forme più grandi per dare un significato diverso e non per rappresentare la realtà. E va bene, quindi ho parlato abbastanza e lascio la parola appunto a Edoardo Orma. E buona visione. Buonasera a tutti, grazie per avermi invitato da seguire. Anche il cane mi sta salutando. Per me è la prima volta che venivo a Livorno, insomma sono stato in Toscana nelle medie settornate da Firenze, Arezzo, Pisa, insomma ho fatto poi il turista nei vostri territori. Qui a Livorno è la prima volta, quindi vi ringrazio per avermi ospitato e per aver partecipato a questa serata in cui parleremo dei giganti, appunto. Questo libro che ho scritto, ci ho messo praticamente 1 anno e mezzo, forse 2, da quando ho iniziato quindi a pensare su cosa dovevo scrivere,
come impostare il libro fino poi alla sua redazione finale. E poi quando è finito, giugno di quest'anno, già ho messo mano a un nuovo capitolo che uscirà poi l'anno prossimo, una sorta di secondo libro, sempre sui giganti, perché con questo libro ho voluto trattare due temi che giustamente anche Gabriele ha accennato. Sono andato avanti? No. Il primo tema è: non sono di quelli che raccontano mitologie. In questo libro io vi parlerò di casi concreti, di persone che hanno avuto modo di conoscere questa specie di giganti che io ho soprannominato Homo gigantis, per distinguere dall'Homo sapiens, perché l'Homo sapiens arriva a una certa altezza e poi succedono problemi di salute. Invece questa specie che vedremo stasera poteva tranquillamente arrivare a 3 metri, 3 metri e mezzo, e sono documentate nelle fonti storiche anche abbastanza recenti. L'ultimo avvistamento di gruppi di giganti siamo intorno al 1700, quindi sono arrivati fino a noi, fino a tempi recenti, insomma, questa specie particolarmente elevata d'altezza, che non sono persone alte, era proprio qualcosa di più, cioè parliamo proprio di 3 metri, 3 metri e mezzo, quindi era qualcosa di diverso dalla nostra specie, quindi è una cosa importante. Volevo cominciare, schippo qua e vado direttamente, perché insomma io ho portato 200 slide, quindi insomma, sarà una chiacchierata, non le vedremo tutte, faccio io tipo cosa. Sì, presentazione. Perché il ragionamento che volevo portare, io ho portato tutte le slide di tutto il libro, poi chiaramente se dobbiamo parlare 6 ore ci addormentiamo, quindi vi parlerò di quelle di 3-4 cose, poi interrompetemi quando volete per fare domande, perché insomma non vedo più il mouse. F5. Ok, vado qui e poi vado qua, giusto? Sì. Ok, vi faccio vedere questa mappa. Ok, vi faccio vedere questa mappa del 1500, perché io poi sono un appassionato di mappe antiche, le colleziono da un punto di vista informatico, quindi non ce le ho fisicamente, ma mi piace scaricarle, mi piace guardarle da un punto di vista artistico. E ne ho collezionate centinaia, insomma ci sono alcuni siti americani dedicati. Stai calmo. Ok, sono andato avanti. Tema libero, quindi fermatevi e domandatemi cose, insomma non siamo ingabbiati a schemi ben precisi. Io, come ho detto, ho portato 200 slide, magari stasera ne riusciamo a vedere 50, ma se fate una domanda fuori programma, insomma, io sono abbastanza preparato. Quindi, quando ho cominciato proprio la stesura del libro, è perché ho guardato questa fotografia. Quindi, questa mappa, è una piccola mappa, in cui, quando c'è il puntatore, sì. Quando l'ho guardata mi piaceva molto la questione della Patagonia, che è praticamente unita al continente del Polo Sud, però poi ho capito perché sono fatte così tutte le mappe. Però quello che mi ha particolarmente attenzionato è questa isola che sta qua, perché nella cartografia ufficiale, quindi in tutto, se vedete il planisfero, questa mappa, io me la ricordavo, insomma, il pianeta si ricorda, nell'oceano Indiano questa isola non ci deve essere, non c'è. E quindi su Google sono andato a vedere, insomma, un po' di che si tratta questa mappa. Vedete, questo è il Madagascar, e quest'isola sta scritto Zanzibar, che conoscete Zanzibar, e poi in francese sta scritto Isle des Géants, isola dei giganti. E questa è una cosa che io personalmente non avevo mai sentito da nessuna parte. Io, insomma, ho studiato, sono un appassionato di misteri, insomma, non mi sono presentato perché, insomma, ho già detto tutto. Gabriele, sono uno di voi che a un certo punto della vita
appassionato da anni e anni e anni e anni, si è cimentato a scrivere un libro. In realtà questo è il quarto libro, ho scritto anche un saggio sui rapimenti a linea, ho scritto due libri sull'intelligenza artificiale, insomma, quindi ho fatto tante cose. E quindi quest'isola mi ha affascinato perché non ne avevo mai sentito parlare. Ve la faccio vedere da vicino, è delineata bene, ci sono delle isolette, insomma, è fatta in modo tale che si capisce che è un'isola che sta lì, anche perché ci sono nelle zone le rose dei venti, vediamo così, ok, ci sono le rose dei venti, ci sono, insomma, ci sono stati lì, quindi qualcuno è passato là e da quel punto ha preso la misurazione, proprio insomma nelle vicinanze ci sono stati, vedete, perché c'è qualcosa che ti dice io da qui prendo la misurazione per andare da quella parte a quella parte, quindi ci sono passati. Allora, sappiamo che Zanzibar invece oggi si trova in questo puntino qua, che è un'isoletta di praticamente 80 km, quindi insomma anche se l'isola d'Elba, voglio dire, un'isoletta che si trova attaccato alla Tanzania, e non sicuramente in mezzo all'oceano, che ha tra l'altro delle dimensioni veramente importanti. Tra l'altro io ho misurato, vedendo proprio dalla mappa di Google, che siamo intorno ai 1000 km di lunghezza, quindi come considerare l'Italia in mezzo all'oceano, che oggi non esiste nulla là in mezzo. Così ho cominciato a cercare nei libri quest'isola del gigante, perché si chiamava gigante, cosa c'entrano con i giganti, e lo vediamo. Ecco, questa è un'altra mappa, tutta solo su Zanzibar, lo vedete, sta scritto chiaramente. Invece quella doveva stare in questi posti, questo è il Madagascar, qua è l'Antartide, insomma, quindi andiamo avanti. Ecco ancora la nostra Zanzibar. Se vedete le date, siamo tutti intorno al 1550. Siamo in quel periodo là, c'erano nella cartografia storica la rappresentazione di quest'isola. Questa è ancora un'altra isola di Zanzibar, queste sempre siamo intorno al 1550, ancora un'altra isola di Zanzibar qua sotto, quindi non solo una scuola cartografica sapeva di questa isola dei giganti, ma si conosceva tranquillamente, cioè in quelle zone del mondo lì i nostri navigatori conoscevano Zanzibar, che oggi questa è la mappa di Google, vedete qui non c'è praticamente niente, c'è l'oceano profondo. E quindi quando ho cominciato e mi ha incuriosito questa cosa, insomma, è impossibile che dei navigatori, dei cartografi del 1500 facessero un errore così palese, insomma, perché è chiaro che non solo uno si è sbagliato, ma tutti in quel periodo, quando passavano là, segnavano. E quindi non vederla mi ha incuriosito. In effetti, utilizzando sempre Google Earth, e quindi andando un po' più indietro, quindi scendendo quasi ai confini dell'Antartide, c'è questo agglomerato di sott'acqua, che è sprofondato completamente, in cui si vede una piccola luce. Ecco, invece quella che noi individuavamo prima sta nel cerchio là in alto. Questa è zoomata quella zona, queste sono le isole Kerguelen, che sono francesi, dove insomma c'è un porto che praticamente ho visto una serie di documentari di quella zona, non c'è niente, c'è tutto vento, cioè non ci sono alberi, è tutta zona veramente più che altro desertica, nel senso che non c'è praticamente nulla, vivono pochissime persone perché non è abitata da centri urbani particolarmente importanti, ci studiano, ci sono animali selvatici, foche, insomma queste cose, quindi non c'è nulla di particolare. Allora, mi sono interessato alla ricerca di quest'isola per capire innanzitutto perché si chiamava Zanzibar e perché veniva chiamata poi Isola dei Giganti. E allora, girando, è stata una ricerca anche difficile perché insomma questo è un argomento, ve lo posso garantire, che nessuno autore di ricercatore storico al mondo ne ha mai parlato. Quindi lo vedete per la prima volta, insomma è una ricerca che mi ha particolarmente interessato perché è una novità assoluta. Quindi il primo che ne ha parlato è stato Marco Polo.
Marco Polo, conosciuto per il suo milione che ha fatto tutto il giro della linea della seta nell'Asia fino alla Cina. Lui non c'è stato là su Zanzibar, però passando per alcuni posti, le persone di alcuni porti gli raccontavano, no, di questa Zanzibar, e lui dice: Zanzibar è un'isola grande e bella, e gira bene 2000 miglia, cioè 3000 km, cioè il perimetro dell'isola è di circa 3500 km, che corrisponde più o meno a quella che abbiamo visto, quindi non è un'isoletta di 80 km, ma è qualcosa di più grande, dove c'è un re, ci sono un linguaggio, la gente è grande e grossa, ma dovrebbe essere più lunghi, e la grossezza di quelli che sono più grossi e velluti che paiono giganti. Ecco, è la prima volta che si definisce Zanzibar come sono talmente grandi da essere definiti giganti, e sono sì forti che porta l'uno il carico per 4 uomini, e questo non è una meraviglia, che mangia l'uno bene per 5 uomini, quindi specificano che questi mangiavano tanto, erano grossi, portavano carichi, insomma, pesanti. Quindi è una storia che sicuramente poi continua, insomma, nel libro ho trattato tutto l'argomento, quindi ti racconta anche come erano vestiti, cosa mangiavano, cosa facevano, insomma c'è un po' di tutto. E questo è l'inizio di quello che poi sono state le varie esplorazioni successive. Ma il milione parliamo intorno all'anno 1000, qua siamo intorno al 1550, quel periodo che vi dicevo prima, quando effettivamente esploratori sono andati in quel posto e hanno cominciato a raccontare la vita. E quindi Zanzibar ha un proprio re, mangiano, insomma, hanno tutta una serie di abitudini, la loro statura nel corpo corrisponde a grossezza, parrebbero giganti, sono neri, vanno nudi, si coprono, insomma, le parti basse, hanno i capelli molto ricci, la bocca grande, le narici aperte, insomma sono sicuramente di tipo africano, quindi sono questa specie di giganti sull'isola di Zanzibar, erano i classici neri alti, probabilmente molto alti. Qui non viene mai citata l'altezza, quindi non sappiamo con precisione quanto potessero essere alti, però cercando in rete ho trovato qualcuno che nel 1300 parlava di questa specie. E quindi questo qui è proprio io nel libro cito tutte le fonti, quindi siete tranquilli, dove vedete, questo è un elefante, e quindi c'è questo omone che forse è grande come un elefante, quindi non sappiamo se ha fatto le proporzioni in maniera corretta, però la rappresentazione che ci ha portato e che sappiamo è questa, di questo gigante che è alto, forse più grande di un elefante, che porta dei carichi come abbiamo visto. Quindi questa è una notizia interessante, però non ci dobbiamo dimenticare, ecco, che queste zone territoriali del mondo sono state scoperte nel 1800, quindi all'inizio del 1800 in questi territori sono arrivati per la prima volta i francesi. Allora, seppur accettiamo il fatto che nel Medioevo, insomma, si erano sbagliati con le misurazioni, quindi era un po' più messa in basso quell'isola di Zanzibar, questo mi conferma il fatto che comunque conoscevano che lì c'era un'isola, perché attualmente sappiamo dalle fonti ufficiali che quest'isola è stata conosciuta soltanto nel 1800. Come facevano quelli del 1500 a conoscere quell'isola in quei territori là? È un mistero, o perlomeno loro, i cartografi, si sono sempre basati su delle mappe più antiche, su dei ritrovamenti molto più precedenti a quelli dei nostri, quindi è probabile che loro conoscessero in un'epoca remota che queste zone territoriali qui erano probabilmente più con un livello del mare più basso. Questa è una simulazione di un programma, sul libro che vi dico dove andare a trovare il programma, basta scendere di 10 metri e già l'altezza, vedete, già iniziano a comprire più. Figuratevi se scendiamo di 100 metri, che è probabilmente quello che è successo. Cioè, quindi quello che volevo farvi capire è che probabilmente in un lontano passato questa zona del mondo aveva il livello del mare molto più basso, dell'oceano molto più basso, e quindi ci abitavano
i giganti, nessuno lo possiamo escludere perché non lo sappiamo, non hanno trovato tracce di nulla, però nei testi antichi si parla che più o meno in quelle zone là c'era un'isola grande chiamata Zanzibar ed era abitata da giganti. E siccome in quelle stesse zone conosciamo che c'era il Sundaland, non so se ne avete mai sentito parlare, questa è la zona dell'estremo oriente, quindi parliamo della Thailandia, Cambogia, eccetera, eccetera, che oggi si presenta così, ma che 10.000 anni fa, siccome il territorio era più basso dell'oceano di oggi, quindi praticamente hanno studiato, ed è una cosa certificata scientificamente, che tutta questa zona veniva chiamata Sundaland, dove i mari erano bassi e quindi qui c'erano sicuramente persone, territori, insomma ci vivevano persone che poi quando si sono innalzati i mari nell'ultimo era glaciale, oggi viviamo in questa fase e quindi prima di quel periodo glaciale c'era questo. Allora, siccome sono a distanza di veramente di qualche chilometro, migliaia di chilometri, io penso che qui probabilmente in un lontano passato c'erano delle testimonianze importanti su quello che era questo è un affioramento, magari la montagna più alta di questa Zanzibar del passato. Ecco, questa è stata la mia prima ricerca che vi posso assicurare, nessuno mai ha raccontato, nessuno mai ha detto, io ho cercato anche a livello locale su Zanzibar, i zanzibaresi secondo me non lo sanno, vediamo se magari riusciamo a muovere qualcosa perché la ricerca sicuramente è oggi all'anno zero. Questo è un po' il primo mio aspetto della mia ricerca, quindi questo aspetto su Zanzibar mi ha poi continuato a cercare di andare avanti, perché poi gli esploratori, e ritorno, vado un po' avanti indietro con le slide perché io mi sono preparato un po', se vi volete fare domande dite, non vi preoccupate. Gli esploratori del passato, se avete domande alzate la mano, fare un fischio più che altro. Sì. Ok. E poi nel nostro passato gli esploratori che cominciavano insomma a parlare del Medioevo, queste erano come si vedevano le mappe nel primo Medioevo prima di Cristoforo Colombo. Queste sono delle mappe ufficiali che trovate tranquillamente, insomma a me piacciono vedere come veniva rappresentata, questa è girata, insomma è storta, ok? Quindi si dovrebbe girare la testa così, come si vedeva il mondo nel nostro Medioevo, insomma gli anni 1000, 1200, 1300, come era vissuto il mondo. E poi sappiamo che c'è stata sicuramente la scoperta dell'America che agli inizi del 1500 ha cominciato a far girare nel mondo i vari esploratori. E quello che è interessante stasera vedere è il viaggio di Magellano. Non so se ne avete mai sentito parlare. Magellano è partito con 500 persone, circa 450, dalla Spagna, ha fatto un tratto qui nelle isole poste sull'Africa ed è sceso fino in Brasile, poi pian piano sceso fino a qua, fino a questa punta che si chiama oggi la Patagonia, è la Terra del Fuoco qua in basso, e poi qua cominciano a perdere persone, quindi alcune navi sono tornate indietro, quindi era a metà delle persone presenti, poi ha affrontato per la prima volta al mondo tutto l'Oceano Pacifico, è stato 3 mesi, lì ha perso praticamente un'altra parte dell'equipaggio, sono arrivate nelle isole filippine un centinaio di sopravvissuti, affamati, assetati, perché dopo 3 mesi, poi lo vediamo che cosa è successo in questa traversata, che insomma si rimpiangevano il fatto di aver fatto in maniera così azzardata questo viaggio nell'ignoto, nell'oceano più profondo, che insomma non hanno trovato che acqua. Quindi sono arrivati qua, Magellano era vivo ancora in questo punto, a un certo punto, vi racconto questo perché è importante, lo uccidono perché lui cerca di battezzare tutti quelli che vivevano in quella zona, li voleva convertire al cristianesimo. Quelli si sono incazzati e l'hanno fatto fuori, ok? La sintesi è quella. Hanno fatto fuori quasi tutto l'equipaggio, che sono rimasti una ventina di loro. Quindi da 500 sono rimasti 20, quindi sono scappati proprio a gambe levate. E quando sono arrivati qua, che conoscevano queste zone, perché loro già quelle zone del mondo le conoscevano per l'India, per i rapporti insomma, che avevano con tutto il Medio Oriente e qua in basso,
cosa fa? Invece di andarsene per l'India e quindi fare tutto questo bel giretto, lui che fa? Ritorna in mezzo all'oceano, così, perché io me lo sono domandato, ho detto, ma come, cioè tu invece di fare così, che ti fai rifornimento di cibo, insomma, torni tranquillo, per quale motivo passi in mezzo al nulla? Questa è la mappa ufficiale del tragitto che ha fatto Magellano e la sua flotta. Qua Magellano è morto, però i sopravvissuti, tra cui anche un certo Antonio Pigafetta, che ha notato tutto, e tutto il viaggio ha notato giorno per giorno nel diario di bordo quello che accadeva sulla nave, che ha fatto questa traversata qua in mezzo, che non c'è niente, a meno che lui sapeva che c'era qualcosa, c'era la nostra Zanzibar di prima. Quindi forse lui conosceva in qualche mappa che lui aveva a disposizione che in quei territori lì c'era un'isola. Ok, allora lui ha detto, ok, facciamo così, una sponda da qua, e invece, siccome l'isola non c'è più là, è andato diretta, ha fatto tutto un viaggio. Di questo percorso lui non ha scritto niente, proprio completamente non abbiamo nulla. Fino a qua abbiamo giorno per giorno, settimana dopo settimana, tutto quello che è successo, gli indigeni che li hanno ammazzati, proprio abbiamo benissimo tutto il racconto. Da qua in poi abbiamo qui, che arrivano qui e che tornano qua, quindi veramente in maniera molto sintetica. Io penso, nel mio piccolo, che probabilmente la scelta è dovuta al fatto che probabilmente loro pensavano che in quel punto c'era la nostra Zanzibar, o perlomeno un'isola, e quindi loro, leggendo nelle mappe che avevano nel tempo, hanno deciso di fare quel tragitto proprio per arrivare prima, però poi si sono pentiti, insomma, e quindi alla fine sono arrivati, fate conto, da 500 sono arrivate una decina di persone, e i sopravvissuti poi hanno trascritto tutta la loro esperienza. E dico questo perché quando il nostro Magellano è arrivato qui in fondo, ha trovato i patagoni, che erano i veri e propri giganti della storia conosciuta, una storia che anche quando io guardo i documentari su Magellano non se ne parla proprio, si parla come se Magellano avesse incontrato gente comune. Invece adesso guardiamo che cosa ha visto, perché lui è stato proprio scientificamente preciso nel raccontare tutti gli eventi, e io nel libro ho riportato fedelmente, a parte che in italiano, perché Antonio Pigafetta, che ha trascritto poi, io ho preso il testo del 1526, quindi proprio dopo 2-3 anni che era tornato, hanno scritto un libro in italiano leggibile, e io ve lo faccio vedere, insomma, perché il racconto non è quello che ci vogliono far credere. Io quando ho parlato con una persona che vive, insomma, in Argentina, lui mi ha detto, guarda, a noi ci insegnano che i patagoni erano tutte fesserie, insomma, quando trovavano delle orme gigantesche, perché gli abitanti del posto si mettevano dei calzari e camminavano per fare sopra la neve camminare più agilmente, insomma, queste cose qua. Adesso vediamo che cosa ci sta raccontando Pigafetta. Si racconta in tutte le mappe antiche, quando si parla dei patagoni, si parla di persone alte 10 piedi. Ora, come dice, 10 pedes longi, significa 10 piedi. 10 piedi, fate conto che un piede è 35, 36, qualche volta anche 40, perché poi, insomma, dipende da chi ha scritto qual tipo di piede sta cercando di individuare. Facciamo una media, così, spanno medio, 35 centimetri, quindi loro erano 3 metri e mezzo, magari 3,60 m, 3,40 m, poco importa, perché, insomma, a noi ci interessa capire che questi della nostra storia sapevano che lì c'erano persone particolarmente alte, e si chiamava proprio la regione dei patagoni. Quindi quando Magellano ha fatto questo giro, lui descrive tutto, e poi vi faccio nel libro, veramente vi dice giorno per giorno quello che fanno, gli animali che hanno incontrato, la fauna, la flora, hanno incontrato il guanaco per la prima volta, che è, insomma, una sorta di lama, hanno incontrato piante, pappagalli, perché hanno raccontato veramente tutto per la storiografia ufficiale. Quelle storie lì sono vere, perché noi le abbiamo ancora. Quando si parla dei giganti, dice no, è un'esagerazione, sono racconti favole, insomma, perché lo doveva esagerare.
funziona così. Vado avanti. Questo è proprio il primo libro in assoluto di cui stiamo parlando, del 1525-26. Si legge, insomma, non so se l'ho riuscito a leggere dietro, ma l'ho trasportato in maniera un po' più leggibile. Ve lo leggo insieme a voi. Quindi, partiti da lì, a 49 gradi e mezzo sotto l'Antartico, che essendo la vernata, quindi era inverno, ci fu necessario dimorare in quel luogo 2 mesi, che mai non vedemmo persona, se non per avventura un giorno un uomo di statura gigante venne al porto ballando e cantando, e poi pareva che si buttasse polvere sopra la testa. Quindi arriva un gigante tutto divertito, si buttava la polvere in testa. Il capitano mandò uno dei nostri con la barca sopra il lido litorale, il quale facesse la stessa cosa in segno di pace. Quindi fece scendere uno che faceva lo stesso balletto per far capire al gigante: guarda, sono venuti in pace. Il che, veduto dal gigante, si assicurò e venne con l'uomo del capitano alla presenza di quello sopra una piccola isola, e quando fu in sua presenza, questo è importante, l'ho sottolineato, si meravigliò forte e faceva segno con un dito alzato, volendo dire che i nostri venissero dal cielo. Non so se avete mai sentito le tradizioni maya azteche, che loro indicavano i figli delle stelle, quelli che venivano dallo spazio, le divinità che venivano dal cielo. Io penso che queste popolazioni facessero parte più o meno della stessa cultura, però insomma distanti qualche migliaia di chilometri. Però se questi dicevano: voi siete quelli che venuti dalle stelle, quelli che vengono dal cielo, qualcosa vi ricorda? Costui, quindi parliamo del gigante, era così grande che i nostri non gli arrivavano alla cintura, ed era molto ben disposto, insomma, da un punto di vista, ok, e aveva il grande volto dipinto all'intorno di color giallo, similmente al colore degli occhi, aveva le guance non dipinte di cuori, i capelli tinti di bianco, cioè ve lo spiega per filo e per segno tutto. Nel libro continua, adesso vediamo, quindi hanno incontrato questo che gli arrivava praticamente l'uomo sul bacino. Fate conto, un uomo medio è 1,70 m, moltiplicatelo per 2 siamo intorno ai 3,5 m, ecco, quindi stiamo parlando di questo. Queste sono alcune rappresentazioni, non sono delle fotografie fatte sul posto, quindi parliamo di quello che hanno letto e hanno interpretato di questi incontri fatti con questi patagoni. Questo qui è relativo proprio all'incontro con Pigafetta, perché poi quando loro per la prima volta arrivarono in questi posti, come fece Cristoforo Colombo con gli indigeni, cominciarono a regalargli lo specchiere, questi vari oggettini, insomma, tutta una serie di gadget che loro, per loro era qualcosa di interessante. Andiamo avanti con la storia. Da poi gli furono donati sonagli, uno specchio, un pettine, e i paternosti sarebbero i rosari di vetro. Lo mandarono in terra insieme con 4 uomini dei nostri, tutti armati, quindi loro vanno là con fucili, e loro erano invece con le pelli, con la freccia, quindi stiamo parlando di veramente di culture dei giganti in questi territori che erano molto primitive. Infatti poi tutta la storia che sta dietro, e la vediamo pian piano, parla proprio che loro erano allo stato veramente primitivo, quindi non erano paragonabili assolutamente a noi che avevamo armature d'acciaio, fucili, pistole, lance, eccetera eccetera. Quindi loro erano cacciatori nomadi, come insomma se andiamo nella giungla e troviamo un'etnia per la prima volta, li troviamo ancora allo stato della pietra. Ecco, loro vivevano in questo modo, costruivano con le pelli, e lo dice tutto il testo, facevano delle case con delle pelli di questo guanaco, ci vivevano là dentro, poi ogni tanto chiudevano tutto e migravano, e quindi andavano in zone diverse, quindi non erano persone residenti là stazionate, ma viaggiavano come dei nomadi in parti, insomma, dove trovavano più cibo. Quindi non sono sicuramente, perché qualcuno me l'ha sempre chiesto, non erano i costruttori delle piramidi. Questi erano nomadi selvaggi che però avevano questa dote di essere particolarmente alte. Quindi
incominciarono anche loro a vedere altri, quindi quando uno dei suoi compagni, perché qua dice lo mandarono a terra insieme a altri quattro uomini, quando uno dei suoi compagni lo vide venire insieme con i nostri, corse ora erano gli altri, i quali si spogliarono tutti nudi, i giganti, e come arrivarono ai nostri cominciarono a ballare e a cantare levando il dito verso il cielo. Quindi questi incontrano altri giganti, quindi non era un singolo essere umano, ma questi erano in quantità, insomma, di una popolazione che erano tanti. Questi uomini non sono così grandi, parlando di questi, come quel primo, ma sono ben molto grossi, quindi magari erano 3 metri, 2 metri 80, insomma non lo sappiamo, però erano alti. Hanno la testa quasi mezzo braccio lungo e sono tutti dipinti e non vestiti come gli altri, eccetto che una pelle che portano davanti alle parti basse. Costui era molto trattabile e grazioso, saltava e ballava. Ballando si ficcava con i piedi nella terra un palmo, cioè quando ballava nella sabbia faceva una pressione tale che restava praticamente un palmo, quindi erano anche belli pesanti, insomma, perché essendo alti 3 metri devi pesare almeno 200-250 kg, quindi quando ballavano anche la sabbia, e questa la storiografia ufficiale dice no, sono tutte invenzioni, sono tutte storie perché dovevano raccontare cose importanti. Quindi stette a lungo con i nostri e i nostri lo diedero il nome di Giovanni, quindi lo gli diedero il nome a questo gigante, insomma, di nome Giovanni. Quindi non so se ne avete mai sentito parlare, ma questa è storia ufficiale dei cartografi, degli storiosi che hanno viaggiato il mondo nel 500. Vado insomma veloce sulla questione, perché questi giganti a un certo punto della Patagonia cominciano a dialogare con gli esploratori, quindi cercano di trovare un modo per dire pane, per dire mano, per dire sole, per dire luna, per dire vestito. E io nel libro, poi vediamo, vado avanti, poi dopo ce lo raccontiamo, ci sono circa un centinaio di vocaboli, perché noi questi parlavano, cioè insomma non erano di quelli là analfabeti, questi avevano un loro linguaggio e si sono fatti capire, dicevano capo, dicevano hair, occhio, odor, non so, naso, or, ecco, questo ho messo una parte dell'elenco dei vocaboli, perché insomma il libro del 1500 ce ne sono centinaia, perché questi cercavano un dialogo, perché dovevano a un certo punto parlare. E allora cosa è successo un giorno? Sono arrivati in tre sulla spiaggia, insomma vi sintetizzo quello che dice qua, insomma poi chi comprerà il libro e si vuole fare una lettura se lo sintetizzo, perché la storia è lunga. Quindi sono arrivati a un certo punto tre di questi giganti, di cui uno era particolarmente alto, che praticamente gli arrivava quasi, manco il bacino, ancora più basso, quindi doveva essere veramente quasi 4 metri. Allora cosa hanno pensato? Lo volevano portare in Europa e quindi volevano catturarlo e portarlo, insomma, a fare bella mostra della scoperta che avevano fatto. Allora con un tranello si avvicinano a questi tre giganti e gli regalano tutta una serie di gadget, che talmente tanti gliene regalano che gli riempiono le mani e questi non sanno come camminare, cioè avevano talmente tanti quella roba. Allora gli hanno regalato un oggetto in più, gli hanno regalato una catena al piede a uno di questi e hanno detto: attimo qua, ti metto un braccialetto al piede. Peccato che quando lo hanno stretto e questo si è sentito prigioniero, si è ribellato e gli sono andate a finire 9 persone addosso per bloccarlo, perché questo era diventato un pazzo, diceva che era più forte di un toro che scacciava, buttava calci, insomma. Gli altri due sono scappati e hanno cominciato a lanciare frecce, cioè, è tutto raccontato nei libri del 1500, non sono solo cose che io invento. Vi ripeto, io qua ho sintetizzato tutta una serie di cose per, insomma, non continuare a raccontarle, però si parla tranquillamente di questa roba, cioè loro hanno fatto una piccola guerra perché volevano portarle uno a bordo e ci sono riusciti. Uno di questi lo hanno portato a bordo ed è stato a bordo per mesi e mesi, quindi e raccontano anche cosa mangiava, perché questo mangiava per 10 persone, beveva delle damigiane d'acqua che veramente
che quelli dicevano, oh, ma questo sta mangiando, cioè ci sta togliendo il cibo a noi, insomma, quindi si sono incazzati e quando hanno superato lo stretto di Magellano, quindi quando hanno trovato poi, vado un po' indietro, c'è pure una cosa interessante, perché loro nel raccontare dicevano che avevano delle divinità, quindi avevano una spiritualità che venivano dei demoni quando una persona muore, e che questo demone faceva un ballo e si prendeva l'anima, quindi cioè non erano una cultura così superficiale, erano proprio, avevano una consistenza reale. Quando hanno superato questo tragitto, il gigante dice: guarda, stai attento perché qua trovi un mare infinito. Non gli hanno dato ascolto, e talmente che sono morti di fame che si mangiavano le corde della nave, cioè talmente non sapevano più cosa mangiare, che un altro si mangiavano l'uno con l'altro, e il gigante è morto di fame, e quindi l'hanno preso e l'hanno buttato poi a mare. Questo è tutto raccontato nel libro di storia. Ecco, questa è la storia, e prima di morire uno di questi lo ha battezzato, proprio con, insomma, lui ha cercato, ha cercato la croce, e lo hanno battezzato col nome di Paolo. Quindi, insomma, è una storia che io personalmente non avevo mai sentito, però, insomma, ufficialmente nella Patagonia c'era, così come ci hanno raccontato Pigafetta e Magellano, però io ho detto, ma è possibile che nessun altro che sia passato da quelle parti abbia scritto di questi patagoni? Invece poi, andando a cercare, ce ne sono a dozzine, io ho trattato tutti quelli che ho trovato, perché lì c'erano, e ci sono alcuni che hanno scritto, ce n'erano 800, proprio interi villaggi di giganti, e parliamo anche del 1766, quindi parliamo veramente di tempi recenti. Questa è un'illustrazione dei primi esploratori in quelle zone là che cominciarono a costruire accampamenti, villaggi, che dicevano normalmente nei libri, guarda, stiamo scavando e troviamo i resti dei giganti, perché lì c'erano le mummie dei giganti, c'erano scheletri dei giganti, guardate l'omino e il gigante che hanno trovato, e questa è un'illustrazione. Questa è un'altra illustrazione di questi giganti, perché poi nel testo si capisce che non erano tutti così alti, cioè c'erano un gruppo che probabilmente arrivava a 3,5 metri, 4 metri, ma altri che potevano essere 2 metri, quindi insomma c'era un po' di tutto, 2,20 metri, 2 metri e qualcosa, ma c'erano anche altri che arrivavano a 4 metri e l'abbiamo visto prima. Questi sono per esempio altri esploratori che sono andati in quelle zone lì anche negli anni successivi, e quindi raccontano proprio che di essere andati lì, di aver parlato con questa gente. Nelle isole Malvine, che sarebbero le isole Falkland, ci sono stati lì, il luogotenente è sceso dalla sua imbarcazione, c'erano questi giganti, allora erano talmente grandi che gli volevano mettere delle ghirlande tutte infiorate, però non riuscivano a mettere. Allora hanno detto a questi qua, sedetevi a terra, e sta scritto nei libri di storia che l'uomo adulto normale, insomma, quindi altezza 1,70 m, gli arrivava allo stesso livello della testa di quello seduto, quindi riuscivano poi a mettergli queste ghirlande. Quindi tantissimi esploratori, e vi parlo anche fino al 1766, sono stati lì, vedete qua, giganti, sono soggiornati per tanti mesi e ci hanno parlato, hanno imparato la cultura. Di tutto questo abbiamo perso completamente tracce, e purtroppo questi giganti poi sono morti, quindi hanno fatto tutti una brutta fine, perché sappiamo che gli esploratori quando arrivavano in certi posti facevano delle cose. Io ho trovato, questo è un libro di storia ufficiale, ecco, queste erano le fonti da dove io prendevo le notizie, quindi non ho preso notizie attuali, ma sono andato direttamente sui libri del 1500, del 1600, quando si parlava di questi argomenti comunemente, perché gli esploratori quando viaggiavano e per la prima volta trovavano questa specie umana diversa dalla nostra, ripeto, io l'ho denominata Homo gigantis, raccontavano tranquillamente quello che vedevano, insomma. Però la storiografia ufficiale non accetta questa interpretazione,
e bolla tutto come invenzione, sono delle avventure fantastiche che si sono inventati per emozionare i futuri viaggiatori a fare l'esplorazione. Questa è quella che ufficialmente si dice. Ecco, questa fotografia qua è importante, io l'ho messa anche in copertina del libro, perché nessuno mai al mondo, e lo ripeto, nessuno mai al mondo l'ha vista. Quindi voi, chi ha visto i miei siti, chi ha visto le mie dirette, conoscerà questa storia di questo, vado avanti, di questo gigante, che veniva chiamato il Colosso della Patagonia. Nel libro io scrivo dove ho preso la fonte, scrivo tutto quello che è stato detto su questo gigante, che se voi cercate la foto adesso, la mettete su Google, non trovate niente. Non esiste l'immagine digitalizzata di Google, perché non ha capito di vedere questa fotografia. Però io l'ho trovata, perché insomma dovevo fare questa ricerca e mi sono messa a cercare, l'ho trovata. Allora, la storia è questa qua. Questo gigante della Patagonia, siamo tra metà 1600, quindi 1660, il libro è di quel periodo là, quindi non dice quando, di quale periodo stiamo parlando, però il libro è stato scritto intorno al 1660 e parla che questo gigante della Patagonia, questo colosso della Patagonia, è stato portato prima in Portogallo, quindi l'hanno portato alla Patagonia in Portogallo e poi dal Portogallo a Venezia, perché doveva essere portata a fare bella mostra di queste sue grandezze, di queste sue... Quindi io vi parlo di cose concrete, non è mitologia come quella greca, insomma, che si parla di un mondo di 10.000 anni fa, un mondo immaginato, proprio cose reali. Vedete com'è vestito? C'ha una pezza, quindi erano persone selvagge, ripeto, insomma, non avevano una tecnologia particolarmente elevata, però erano dei bestioni enormi. Qua ce ne sono sei e qua ce ne sono sei che lo tirano, perché questo giustamente si incazza, a un certo punto nel testo si parla proprio così, che si arrabbia perché non voleva sottomettersi a questa prigionia, poi lo uccidono perché insomma questo si è ribellato troppo, insomma, quindi non valeva più la pena tenerlo sotto controllo, e quindi insomma raccontano la storia di questo colosso che, ripeto, io non l'ho trovato da nessuna parte, né in lingua americana, francese. Comunque questo è un libro in tedesco antico che ho fatto tradurre, insomma, quindi sono storie abbastanza concrete, e questa è quella che secondo me è la fine che hanno fatto i Patagoni, perché noi sappiamo che i conquistadores, quando arrivavano in alcuni posti, non trattavano bene i quelli del posto, quindi loro avevano fucili, animali, loro con la freccia, cioè era veramente una lotta proprio impari, cioè non c'era proprio possibilità, questi passavano 10 contro un esercito di questi indiani che li facevano tutti fuori, loro guardate, armati di armature, qua lance, picchette, fucili, cannoni, cioè che questi erano armati fino al collo, e questi non sono proprio giganti, questa è perché non abbiamo la foto dei giganti che fino a là, però mi immagino che queste sono storie del Sud America, non sono storie di quando arrivavano in questi posti, questo è il Brasile in particolare, che insomma non è tanto lontano da quei posti, entravano lì e dovevano conquistare, perché i conquistadores hanno fatto razzie di tutto, degli Incas, dei Maya, gli Aztechi, per i rossi li hanno sterminati completamente, sapete la storia come è andata a finire, e io immagino che anche con questa specie che non si è voluta sottomettere alla prigionia li hanno fatti fuori. Erano pochi rispetto all'Homo sapiens, e quindi poi magari nel corso dei secoli successivi si sono completamente estinti. Vado avanti. Questa è sempre la solita storia. Questa è sempre una storia di un gigante della Patagonia, presa da giornali americani di inizio Novecento, in cui si parla che in un circo americano di quelli là, Freaks, dove facevano i fenomeni da barraccone, c'era la mummia di un gigante patagono, perché loro fanno riferimento a, e io l'ho scritto nel libro, un racconto di alcuni viaggiatori, sempre di quel periodo là,
che quando sono andati in Patagonia sono arrivati su un'isola dove c'era un gigante a due teste di 3,5 metri. E quindi raccontano in questo libro antico di queste vicende di questo gigante di 3,5 metri con due teste, non so se la storia sa bene, io non c'ero, però lì in questo libro del 1500 si racconta questo. Che poi vedete che anche in questo caso hanno cercato di bloccarlo, questo si è ribellato e l'hanno ucciso. L'hanno ucciso e l'hanno portato in Europa, in America prima, e in America ha cominciato a fare il giro delle sette chiese, ed è stato in America per tanto tempo, talmente tanto tempo che oggi ci abbiamo la mummia in America, e lo cercate tranquillamente su internet, ci sono i video amatoriali di qualcuno che è andato in questo piccolo museo americano sconosciuto, però in cui vedete c'è una teca dove c'è questo gigante a due teste e dove si dice che fosse quel gigante di quella storia lì. Io chiaramente non so se parliamo di quel gigante lì del 1600, però tutta la tradizione americana, i possessori, i titolari di questa mummia dicono che faceva parte di quella spedizione del 1600 e che oggi loro hanno questa mummia. Hanno fatto dei rilievi sulla pelle, quindi hanno prelevato dei campioni, sono pelle umana, quindi non è artificiale, non è una pelle fittizia. Però non hanno fatto, perché non hanno voluto fargli fare, una radiografia, un esame un po' più completo per capire se era frutto di un artefatto posticcio, che ci hanno aggiunto i pezzi, hanno fatto il collage, e quindi abbiamo questo fascino del mistero che ancora non sappiamo. Però la cosa che sappiamo è che nel 1600 in un'isoletta della Patagonia c'era un gigante a due teste, e lo raccontano, così come raccontano tutti gli esploratori del 1600. E chiudo questa parentesi sui Patagoni, perché insomma è una cosa che non so se vi ha affascinato l'argomento, perché è chiaro che sono, io vi posso dire, verità scritte nero su bianco sui libri del 1600. Poi magari cosa è successo nel 1700, quando, questo anche l'ho riportato nel libro, quando gli esploratori del 1700 arrivavano a girare quei luoghi della Patagonia non trovavano nulla, quelli del 1800 arrivavano non trovavano nulla, e hanno riportato nelle cronache che Magellano se l'era inventata, che gli esploratori del passato si era inventato solo quel pezzetto, e poi tutto il resto, tutta la fauna, tutta la flora, tutti gli animali, tutto sì, tutto era tutto giusto, tranne che quello dei giganti se l'era inventato perché non l'hanno trovato. E certo, li uccisi, li massacrati, insomma, vuol dire, è chiaro che non trovi nulla. E il mio sospetto è che se oggi andassimo là, in quelle zone là, a fare insomma una bella scavatina per terra, forse qualcosa potrebbe uscire fuori. E quindi volevo chiudere questo argomento, insomma, se vi interessa fare qualche domanda, altrimenti vado avanti. Qualcuno vuole fare una domanda? Vai. Prego, sì. Grazie. Ho menzionato le isole Malvinas, no, conosciute anche come Falkland. Sì. Per caso, una domanda di curiosità. Vado. Ci combina qualcosa la guerra tra Argentina e Inghilterra? Negli anni Ottanta. Non lo so, nel senso che sicuramente da un punto di vista strategico, queste sono le isole Malvine, no? Le Falkland, sicuramente qui è una zona strategica per il passaggio delle varie insomma, cose militari, e quindi qui è stata una zona contesa tra l'Ecuador, no, come si chiama qua? Il Cile, l'Argentina, l'Europa, insomma mezzo mondo c'è andato, voleva, non c'è nessuna cosa mineraria da stare. Potrebbe, non lo so, però sicuramente negli anni Ottanta hanno fatto delle guerre assurde là sopra, perché poi alla fine insomma se le sono presi i francesi, se non sbaglio. Cosa ci sono? Gli inglesi. E quindi non sappiamo il motivo preciso, però potrebbe darsi che insomma magari c'è dietro qualcosa. Nessuno mai ha fatto uno scavo lì per vedere, perché qui proprio parlava nei libri del 1500 di gruppi di 800. Qui sono stati visti 800 giganti, di quelli là, belli, grossi, grossi. Altre domande? Io sì. Vai. Buonasera. Lei aveva fatto un accenno sul libro del 1600,
che uno dei giganti aveva fatto il giro Portogallo fino ad arrivare a Venezia. Sì. Giusto? Sì. La domanda è: com'è possibile che dal Portogallo ad arrivare a Venezia, comunque ha fatto un bel tragitto, non sia stato documentato da nessuna parte e non ci sono neanche cenni riferenti proprio a Venezia? Allora, su Venezia c'è il cenno su questo libro qua. Io nel libro che ho scritto ti dico in quale libro devi andare a cercare la notizia, okay. Perché in questa notizia, che parliamo del 1600, si parla che a Venezia non ti parla della storia di come l'hanno trasportato, insomma, non, okay, questo okay. Non c'è, però ti parla che effettivamente a Venezia è scritto in tedesco e quindi me lo sono fatto tradurre. È mio? Si parla proprio a Venezia, lì c'è stato questo episodio. Poi il come l'abbiano trasportato, che sicuramente per via terra o per via mare, insomma, in qualche modo dovevano portarlo, non è scritto, quindi non posso risponderti con precisione su questo. Ok, oltre a questo aspetto qua del trasporto, è perché ancora si ritiene che non siano fondi ufficiali, se comunque ha visto, cioè ha passato diversi posti, o via mare o via terra, comunque ha passato diversi posti questo gigante? Guarda, questo libro non l'ha visto mai nessuno, cioè nel senso che io ci sono capitato nel per caso, ma se tu, come ti dicevo, ti do del tuo, scusa, diamoci del tuo tranquillo, sì, sì, se sì, non sono uno alla mano. Se cerchi questa fotografia, questo gruppo di foto, non trovi niente, no? Google non l'ha mappato, quindi probabilmente l'autore, io ho trovato questo libro perché sono appassionato, insomma, quindi c'è uno in internet che vende libri antichi, libri, diciamo, di quel periodo là. Io girando, sfogliando, mi è capitato di vedere questa cosa e probabilmente manco l'autore del libro, che lo possiede fisicamente, se ne è accorto di questo episodio particolare. E qui sotto, questa immagine che vedete sotto, io non l'ho riportata, no, questa è quella parte sopra, questa qua sotto, che è nel libro di Vivendi, dove andare in un'altissima risoluzione, è il ballo che fanno i demoni della Patagonia, perché nella tradizione religiosa di questa civiltà patagona parla che ci sono, quando muore uno di loro, vengono dei demonietti, ti vengono a fare un balletto e poi arriva il capo dei demoni che ti rapisce l'anima. Quindi in sintesi è questo. E qui sotto viene riportato questo evento. Poi chiaramente la verità non so dove, però io, nel libro sta scritto così. Va bene, posso andare avanti o volete fare qualche altra domanda? Ok. Sì, vai. Riguardo all'alimentazione, ovviamente mangiavano molto, come hai detto. Sì, allora, nel testo, io ho skippato un pochettino perché, insomma, leggervi tutto sono una decina di pagine, però ti dicono anche cosa mangiavano. Loro si cibavano di una farina dove facevano poi il pane. Poi chiaramente mangiavano questo guanaco, non so se avete mai visto cos'è il guanaco, una specie di lama, insomma, che ha il collo un po' più lungo, e loro si cibavano fondamentalmente di guanaco e di foche, perché insomma sono zone del mondo in cui ci sono, quindi mangiavano carne e poi mangiavano anche pesce, ne mangiavano proprio in quantità industriale il pesce. Ci stavano alcuni brani, ma soprattutto quelli là che abitavano sulle sponde nelle parti da queste parti qua, perché i veri giganti li hanno incontrati in queste zone qua della Patagonia. Invece quelli che vivevano in queste zone qua mangiavano molto pesce, lo dicono proprio chiaramente, che andavano proprio a caccia, avevano le loro reti, andavano e prendevano il pesce, quindi erano, comunque mangiavano cose uguali. Magari in quantità un po' più Ok, non so se ho risposto. Ce n'era per caso qualche razza, qualche specie che erano cannibali? Lo vediamo dopo, perché non questi qua, ma in tutta la tradizione indiana pelirossa, in tutto il Centro America e qualcosa anche nell'Ecuador, si tramanda questa storia che i giganti, quindi quelli del posto dicevano che i giganti
erano cannibali e mangiavano gli uomini più piccoli, non si mangiavano fra di loro, ma mangiavano, magari lo vediamo più avanti. Quindi sì, sicuramente non questi qua della Patagonia, perché non parlano di cannibalismo, ma quelli che stanno in Nord America, nel Centro America e anche un po' al sud, la parte alta, Colombia, Ecuador, perché anche lì ci sono tutta una serie di storie di giganti, tra cui anche cannibali. La domanda è se hanno immaginato perché si sia creata questa specie particolarmente alta. Purtroppo no. Purtroppo questo non lo so. Non ho approfondito questo aspetto, anche perché ufficialmente nessuno li riconosce, nessuno li esiste, quindi non fanno ricerche in tal senso. Posso andare avanti? Vi interessa? Sì, una domanda, vai. Mi scusi, il discorso delle mummie. Cioè, sono stranissimi come lineamenti, perché finora si parlava di lineamenti negroidi, perciò che sottondeggianti. Quelli erano su Zanzibar, quelli negroidi. Ah. Invece questi che vediamo qui sembrano quasi alieni, con in forma, molto appuntiti, molto aguzzi. Queste sono delle rappresentazioni. No, no, le mummie. Quello con due teste. Chiaramente è una mummia, quindi... Sì, no, d'accordo, però le ossa si mossa, Vado avanti, vediamo se riusciamo a riprendere. Ah, qua sto andando indietro, scusi. Vado un po' qua, colpi. Ecco qua. Cioè, sono stranissimi quei lineamenti, c'è il mento molto aguzzo, il naso appuntito. Io lo ricordo, come ho detto, non lo so se sono ufficialmente quelli della Patagonia, non ero presente. La tradizione del proprietario e la storia che gira attorno a questa mummia K2A, si chiama, vuole che appartenessero a quei giganti di quella storia del 1600, ma non so se effettivamente sono proprio gli stessi. La diamo per buono, però ho punto interrogativo. Beh, comunque la mummia perde molta carne, tende a assomigliare più al teschio, perché anche le mummie egizie non sono, sembrano proprio degli egizi, come te immagini in vita, però sì, effettivamente è comunque particolare. È una mummia di 3 metri e mezzo. Ufficialmente se andate in questo negozietto americano, io ho scritto dove si trova, quindi ci trovate tutti i libri, trovate anche un video su YouTube di una ragazza che è andato là, l'ha presa, l'ha fotografata, l'ha visualizzata, e quindi io non so dirgli se effettivamente è quello, ma abbiamo una mummia qui, o perlomeno un assemblamento di mummie di una persona alta 3 metri e mezzo. Posso andare avanti? Sì. Ok, ma a me piace questa interazione, nel senso che io mi sono fatto uno schema mentale delle cose da dire, ho chiuso qualcosa, va bene, vado avanti con il ragionamento, perché io vi ripeto, ho portato il 200 slide, ditemi voi quando dobbiamo finire la chiacchierata, secondo me, cioè sono 10 e mezzo, c'è tempo, ditemi voi quando la dobbiamo interrompere, perché in antichità il mio primo obiettivo del libro era quello di dimostrare, come vi ho detto, che i giganti sono esistiti, e ve l'ho dimostrato, penso che nella storia dell'umanità, soprattutto quella del nostro rinascimento del 1500, del 1600, del 1700, si raccontava normalmente, senza nessun problema, la vita e la morte di questa gente. Però anche in passato, e qui adesso cominciamo un attimino a capire l'altro discorso del libro, che è quello di raccontarvi che non tutto quello che gira in rete è necessariamente legato a una verità sui giganti. Quindi i giganti sono esistiti per me, e io penso, insomma, su nel libro che ho trattato tantissimi argomenti in cui io ve lo dimostro che persone li hanno visti, sono entrati in contatto, ci hanno parlato. Qui adesso volevo raccontarvi che non tutto ciò che gira in rete è ufficialmente riconosciuto come gigante, perché
spesso quando mi si viene a dire però i giganti sono quelli che hanno costruito le piramidi, perché altrimenti le piramidi come si potevano costruire? Cioè ci doveva essere forse uno più grande. Non sono d'accordo su questo, le piramidi insomma, non entriamo nel merito di chi le abbia costruite, però io vi dico, queste sono le evidenze che quando cercate questo argomento in rete, quindi l'argomento del mondo dell'antico Egitto e quindi dei giganti relativi all'antico Egitto, si fanno vedere delle immagini e si dice ecco, vedi, questo è un gigante, vedete, insomma, questo è un gigante rispetto a questi quattro che stanno portando uno stendardo, rispetto anche a questo, questo se fosse in proporzione sarebbe un gigante di 3,5 metri. In rete tutti quanti dicono ecco, vedi, il gigante, va bene. Questa è un'altra fotografia che gira in rete. Questo signore sta toccando i piedi di questo colosso, questa è una montagna di 20 metri, insomma, che in questa foto ci sono, in internet la trovate così, io ho copiato questa cosa. Quest'altro vedete, ecco, vedete, questo è un uomo, questo è un altro uomo più piccolo, qua ci sono mini, e guardate la differenza dei piedi con, quindi parliamo di un altro gigante di 20 metri. Quest'altra sono tutte foto prese dalla internet, perché quando ho cominciato il libro, dopo Zanzibar, questo è un argomento che io volevo focalizzare, perché io ero convinto che in queste foto ci fossero i giganti. E io dicevo, ma qua ci stanno, le conoscevo tutte queste immagini, io lo devo spiegare questa storia, perché sono verità. Guardate questo gigante come è bello grande, che è alto praticamente quasi due persone, uno sta buttando qualcosa, insomma, gli sta offrendo qualcosa, questo c'è un bastone, e poi guardate, questo è uno degli esempi più eclatanti, cioè due giganti che stanno portando una giraffa, la giraffa solitamente 4,5 metri, quindi 4 metri anche questi due giganti, quindi insomma, la fotografia è abbastanza esplicativa. Questi ancora altri giganti, vedete qui ci sono tre che stanno buttando il grano e poi ce ne sono due più piccolini. Questo pure è interessante perché ci sono due giganti che stanno mantenendo degli obelischi, che solitamente sono belli grandi. Quest'altra, un'altra immagine, quella che dicevo prima, i giganti sono associati ai costruttori delle piramidi e questo in internet lo trovate ovunque praticamente, fanno vedere proprio questa immagine in cui c'è questo gigante qui che mantiene questi blocchi della grande piramide proprio per far capire che sono stati loro a costruire le piramidi. E poi infine vi faccio vedere questo che sostiene sulla spalla due elefanti e quindi immaginatevi quanto doveva essere grande e quanto doveva essere forte. Allora, per capire, e insomma poi dopo magari finiamo con questo argomento se non avete altro da chiedermi, come funziona la piramide sociale dell'antico Egitto, perché è qui che sta la chiave di tutto quello che abbiamo detto. C'era il faraone che era il dio in terra, quindi l'onnipotente, il massimo, supremo, supervisore di tutto, il capo di tutto, cioè tutto ruotava attorno al proprio re assoluto, la divinità in terra. Poi c'erano i sacerdoti che avevano il loro potere di poter fare cerimonie, feste, insomma, eccetera, eccetera, fino ad arrivare poi pian piano alle varie etnie, insomma, fino alle varie linee sociali, agli schiavi, che erano proprio l'ultima parte del mondo sociale, quella più insignificante in assoluto per quello che era il mondo dell'antico Egitto. E questi sono alcuni esempi di faraoni. Faraoni, e questo era il figlio della figlia del faraone, che anche la figlia del faraone ancora non era degna di essere immortalata come gigante, cioè perché tutta l'arte e la parte statuaria dell'antico Egitto rappresentano i faraoni imponenti, perché loro erano gli dei sulla terra, erano la massima espressione dell'umanità. Tutti gli altri non erano niente, e quindi anche i figli, che ancora non erano diventati importanti come i padri, venivano rappresentati piccolini, non erano giganti faraoni, erano persone normali, però nell'arte venivano rappresentati come dei colossi. Quindi ci sono altri esempi. E così si spiega anche questo. Questo è un disegno, una rappresentazione di un faraone,
e questi sono i figli, così come l'esempio di prima, qua è la stessa cosa. Così questo qui è uno schiavo che sta massaggiando i piedi al faraone. Ora, immaginatevi nell'antichità come dovevano rappresentare uno schiavo che massaggia i piedi a un faraone. Lo schiavo è una insettina e il faraone è quello gigante. Ecco, questa è la interpretazione che si deve dare a queste immagini, che, come vi dicevo, il faraone deve essere imponente. Questo è un caso classico in cui Ramsete II ha conquistato alcuni popoli, insomma, dell'Egitto, insomma, gente di colore, insomma, delle varie etnie, quindi hanno conquistato. Guardate com'è grande rispetto agli altri popoli africani. Questo è un classico in cui si dice Ramsete II è un gigante. Abbiamo la mummia di Ramsete II, vedete com'è disegnato, con, mentre mantiene in mano i suoi nemici, quelli che ha conquistato, poi dall'altra parte c'ha una mazza e li ammazza tutti. Guardate com'è grosso rispetto ai suoi, però peccato, noi abbiamo la mummia di Ramsete II, era 1,72 m, 1,73 m, quindi insomma una persona oggi di mezza altezza, se vediamo, quindi niente di eccezionale, però nell'arte veniva raffigurato come il più grande in assoluto, il più disegnato come imponente, perché doveva essere lui il più grande in assoluto. Quindi nella storiografia egizia, quando si disegnano i faraoni, venivano rappresentati molto alti. Quest'altro, allora, a questo punto, come si spiega? Perché non è un faraone, questi sono gente comune che stanno trasportando una giraffa e si vede, insomma, che... Allora, per capire questa immagine, in tutte le immagini che vedremo, dobbiamo contestualizzare dove sono state prese queste immagini. Perché se noi prendiamo solo un'immaginetta, uno specchietto piccolino, e diciamo, ecco, il gigante, facciamo un errore grossolano. Allora io, cercando, ho trovato dove hanno trovato questa immagine. E questa è quella di prima che abbiamo visto. Vedete, c'era il Ramsete II che sta conquistando, l'abbiamo visto poco fa. E in quest'altra scena, e questo è tutto un mega disegno di 20 metri, che sta, insomma, al Tempio di Bet el Awali, in cui poi nella parte di destra invece c'è gli stessi popoli che poi portano al faraone, che sta da questa parte, che sta in Ramsete II, dei doni. Ecco, qui ho riportato questa parte di sopra, qui sotto, in grande, per farvi capire che sta portando tutta una serie di cose, animali, abbiamo la mucca, la giraffa famosa, leopardi, struzzi, scimmie, cioè, insomma, gli portano proprio dei doni anche fisici, terracotta, oggetti d'oro, eccetera, eccetera. Quello che mi colpisce farvi vedere è come rappresentavano gli antichi egizi le storie. Perché gli antichi egizi facevano così: prima facevano una linea orizzontale da qua fino in fondo, da qua fino in fondo, e poi ci facevano le storielle, insomma, come una sorta di timeline, di storiella proprio da sinistra a destra, raccontavano tutto. Quindi stanno raccontando da qui da sinistra a destra cosa stanno portando, è la stessa cosa anche sotto. Qui abbiamo la giraffa, in questa foto abbiamo animali mai visti sul pianeta Terra. E lo dico, insomma, con un po' di ironia, perché se la giraffa è 4 metri, se c'è una volta 4 metri, la mucca è 3 metri. Avete mai visto una mucca di 3 metri, 3 metri e mezzo? No, non penso. Stessa cosa lo struzzo che ha, lo struzzo che ha 2 metri, insomma, qui viene rappresentato quasi come la giraffa, e le persone che stanno qui sono tutte la stessa altezza e non superano mai il rigo, vedete? Cioè, è vietato superare il rigo, perché la tradizione artistica era proprio quella di rappresentare in questo rigo, come quando si scrive nei quaderni a righe dei bambini, non uscire fuori dal rigo è uguale. Quindi loro, pur di non uscire dal rigo, hanno rappresentato la giraffa in questo modo, perché per loro non era importante dire che esistevano i giganti, per loro stanno portando in dono una giraffa e l'hanno raccontata in questo modo. Altrimenti dobbiamo dire, allo stesso modo, c'erano delle mucche alte 3 metri, e sarebbe una mucca più grande mai esistita al mondo,
così come lo struzzo e così come tutti gli animali che sono presenti nella scena. Questa è un'altra scena simile a quella di prima, vedete la riga che vi dicevo prima, da sinistra a destra, e sta anche sotto, in cui raccontano le scenette a fumetto, no? Tipo cartone animato, e raccontano tutta la storiella. Vedete che sono tutti uguali, cioè non è che c'è uno più alto, uno più basso, gli animali sono nella loro dimensione, e qui anche la giraffa non dovrebbe arrivare in cima, ma non supera. Dal mio punto di vista è perché non erano tenuti a raccontare con precisione cosa che c'erano i giganti, ma non potevano uscire fuori, e quindi hanno soltanto fatto capire che c'erano delle persone che portavano doni al faraone e c'erano queste giraffe. Non so se l'ha pensata allo stesso modo. Questa scena abbiamo un giovane faraone, ancora non è diventato faraone, che si chiama Userhat, che questo è stato trovato in un papiro dei morti che sta al museo in Inghilterra, insomma a Londra, in cui c'è il papiro dei morti che racconta tutta la storia di come avviene la successione nel mondo antico Egitto, l'anima, il peso, la piuma, insomma tutta la storia che si conosce. Ecco, qui non si racconta altro che ci sono gli schiavi che stanno facendo la libagione, cioè la benedizione al faraone che deve diventare, insomma, quindi raccontano semplicemente in questo disegno che il faraone stava diventando qualcuno di più importante, quindi non c'era un gigante alto come due uomini, ma semplicemente una storia per far capire come si diventava attraverso la libagione, cioè al versamento del Nilo, dell'acqua addosso al faraone, ok? Una sorta di benedizione, e quindi tutta la scena è rappresentata in questo modo qua. Questa è un'altra scena in cui abbiamo visto prima, ci sono questi giganti e ci sta questo piccolino. A prima vista mi sembrava un bambino questo, cioè ho detto guarda, ma non è che sono piccolini, sono dei bambini. Infatti guardando poi l'insieme della scena si vede, per cercarli è stato difficile perché insomma in internet non ti danno nessuna dimostrazione di dove trovare le cose, te le devi da cercare tu, io le ho trovate. Questa è la tomba dove insomma si può trovare questa immagine, e niente di meno che questo signor Menna non era un re, ma era quello che deteneva l'archivio della raccolta del grano, quindi aveva dei forzini dove conservava il grano, e qui sta raccontando nella sua tomba le scene di vita quotidiana di questo Menna, che insomma andava nei grani, nel granaio, a fare la raccolta del grano, e semplicemente questi uomini facevano quello che fanno oggi, che buttano il grano per l'aria e fanno il setaccio, no? Nessun gigante, semplicemente storia normale per me, poi non so se voi siete d'accordo. Vado ancora avanti, ecco, questo pure è simbolico, questa cosa dell'obelisco. È stato difficile trovarlo, ma alla fine l'ho trovata, e sta qui in questa tomba particolare in cui questo Rekhmire, che non era un faraone, era un sacerdote che stava facendo la sua tomba per quando sarebbe morto, e questi qua sono quelli che stanno costruendo la tomba di questo Rekhmire. In questa scena si racconta semplicemente di come le persone stanno costruendo la tomba, e questi qua sono degli obelischi alti ad altezza uomo. Se voi vedete la tomba fuori, ci sono degli obelischi alti ad altezza uomo. Io ho visto, insomma, su di cui è scritto tutto. Sono obelischi ad altezza, forse magari 2 metri, però non erano giganti alti 25 metri. Quindi ultima cosa sul ragionamento del mondo antico Egitto, è questo qua classico, che sta qua, vedete? In quest'altra tomba, vedete che tra l'altro rispetto anche a quello che sta sulla sua destra, rispetto agli altri, è piccolino. Però quando poi lo decontestualizzi, fai, tagli quello e fai copia e incolla qua, ti sembra che uno, e poi lo confronti con questo blocco, ti diciamo allora vedi giganti, no, non erano giganti, erano semplicemente dei fabbricatori che stanno costruendo i mattoni con la paglia, stanno lavorando come si lavorava i mattoni insomma in passato, e questi stavano portando dei mattoni semplicemente sulla spalla.
Ultimo è questo gigante che porta sulla spalla due elefanti, che ogni elefante peserà 2 tonnellate, quindi 2 per 2, 4 tonnellate. Immaginate innanzitutto il sostegno di questo pilastro, che manco l'acciaio poteva sostenere quella roba, quindi è sicuramente dal mio punto di vista molto più simbolico. E in effetti questo gigante si dice che sia rappresentato in questo complesso minerario qua, nelle piramidi della Nubia. Io mi sono guardato a rassegno tutte le piramidi, sono tramite chi c'è stato là, ha fatto dei reportage, dei video, perché insomma ormai su YouTube si vede di tutto, sono entrato in ogni singola piramide qui dentro, e sono tutte piramidi fatte insomma con bassorilievi. Quindi non c'è in nessun caso, in nessuna di queste piramidi, un dipinto fatto ad acquerello, questo è fatto ad acquerello. E io ho trovato, forse non so, il primo in assoluto, ho trovato la fonte ufficiale di dove si racconta la storia di questo gigante, che in realtà era una sorta di divinità propiziatoria per la caccia, perché insomma sì, quando si facevano queste cacce alla ricerca degli elefanti, loro si rivolgevano a questa divinità, quindi speriamo che insomma il raccolto di questa caccia va a buon fine, e quindi inneggiamo a questa divinità che non ha un nome, perché non ha un nome, insomma, quello che era il raccolto. Abbiamo però finalmente l'unica traccia reale che gli archeologi e gli egittologi dicono sì, è esistito un faraone gigante, lo mettono per iscritto, lo trovate anche nei libri di scuola, ed è il faraone Sanak, intitolato il faraone gigante, perché noi abbiamo la mummia di questo faraone, alto 1,97 m, soffriva di gigantismo, quindi definirlo chiaramente gigante insomma oggi non è proprio il caso, però per l'archeologia e egittologia ufficiale il faraone Sanak, dove siamo insomma al 2000 a.C., ufficialmente è il faraone gigante. Ecco, questo insomma, quando si parla di questi argomenti bisogna fare, dire sì, e si sono esistiti, però ovviamente non in tutte le situazioni bisogna fare un distinto. Okay? Allora, insomma, penso che chiudo qua, altrimenti insomma si fa tardi. No? Questo, volevo, posso continuare? Questo no. Questo io fai l'ultimo argomento rapidamente, o facciamo delle domande se ce ne sono un po'. No, l'argomento. Facciamo un facciamo l'argomento facciamo... Bibbia. L'argomento Bibbia. Abbiamo detto Bibbia? Sì. Argomento Bibbia. Perché in tu 10 minuti. Così andiamo a casa alle 11, siamo tutti contenti. Allora, quando si parla di giganti della Bibbia siamo tutti umanamente d'accordo nel pensare che c'erano i Nefilim, che erano questa razza di giganti che ne parla la Bibbia, parla degli Anachiti, degli Anakim nella Bibbia, che insomma si parla proprio esplicitamente nel capitolo della Genesi, che c'erano sulla terra i giganti, tradotto dall'ebraico Nefilim, a quei tempi e anche dopo, quando i figli di Dio, cioè i figli degli Elohim, si univano alle figlie degli uomini, questi partorirono loro dei figli. Insomma, in Genesi 6 è la prima volta che si parla di questa popolazione di giganti. Allora, in questo pezzetto qua non si capisce giganti a che cosa si parla, insomma, perché la Bibbia in particolare non, in questo particolare periodo della storia non era necessario parlare di quanto fossero alti giganti, accettiamo questa cosa e vado avanti. Ci sta un'altra parte dei numeri in cui un gruppo di persone va in avanscoperta a Gerico, insomma in alcune zone del mondo antico, perché dovevano conquistare quei posti, quindi mandavano alcune persone là a spiare e a controllare, insomma, a vedere, prima di andarlo a conquistare, vai a vedere insomma che cosa ci sta, così almeno siamo preparati. E loro quando tornarono a raccontare che c'era una zona piena di persone gigantesche,
dove noi alla loro vista sembravamo delle cavallette. Quindi loro dicono, questi sono i testi ufficiali della Bibbia, quindi loro raccontano questa loro esperienza a Giosuè e dice: guarda, siamo entrati in questo paese, cioè noi quelli erano talmente alti che noi eravamo piccoli, insomma, delle piccole cavallette. E questi erano i figli di Anak, gli Anakim. Questo è quello che dice la Bibbia. E allora a un certo punto accade una guerra tra i palestinesi, insomma, del tempo, insomma, perché dovevano conquistare i territori. E quindi fanno una guerra tra i farisei in particolare e un altro gruppo, e esce nel libro di Samuele: i filistei stavano sul monte da una parte e Israele sul monte dall'altra parte, e in mezzo c'era la valle. Dall'accampamento dei filistei uscì uno sfidante chiamato Golia di Gat. Era alto, e lo dice la Bibbia, 6 cubiti e 1 palmo. Ora vi ho messo qua le misurazioni del mondo ebraico antico, quindi 1 cubito è 44 centimetri, 1 palmo è giusto più o meno la metà. Quindi, facendo le giuste proporzioni, nella Bibbia si parla che il gigante Golia, che pensa fosse il gigante per eccellenza più conosciuto al mondo, era alto 2 metri e 90. Ora, quello che mi sono posto io, che ha misurato Golia? Cioè, c'è stato il metro, il sarto, che è andato alla scusa di Golia, che c'è? Ti devo misurare perché lo devo segnare nella Bibbia. Queste sono chiaramente ad occhio, insomma, l'hanno segnato alla re. Però cerchiamo di capire che cosa significa bene questa cosa, perché la Bibbia racconta questo episodio, lo sintetizzo, forse lo sapete tutti, però raccontando che c'era Davide, che era un giovinetto, insomma, di piccola altezza, che combatte contro questo gigante enorme lanciandogli un sasso sulla testa, e il gigante con un solo sasso sulla testa muore. Questo perché nella Bibbia si doveva far presente che con la forza di Dio Davide, ometto piccolino, aveva sconfitto qualcuno di estremamente grande, quindi Dio lo aveva aiutato a sconfiggere questo mega gigante, insomma, di 3 metri, che ci starebbero in lui. Pensate se magari fosse stato di 2 metri questo gigante Golia, cioè se nella storia della Bibbia si fosse stato scritto: guarda, non era 2,89 m, ma era 2,05 m, 2 metri, avrebbe avuto lo stesso peso nella storia dell'umanità? No. E allora andiamo a vedere. C'è stato questo signore qui, con la barbetta, che si chiama Giuseppe Flavio, che cosa ha fatto? Nel primo secolo dopo Cristo si è messo a scrivere, non c'aveva niente da fare, ha detto: no, ci sarà faccio, mi scrivo tutta la storia del mondo ebraico antico, da quando è nata l'origine dell'umanità, quindi da Adamo ed Eva, fino ai suoi tempi. E quindi lui aveva a disposizione i testi antichi che noi magari abbiamo perso, però lui aveva dei testi, delle fonti, insomma, diciamo più attendibili delle nostre, che poi nel frattempo l'abbiamo modificata, cambiata, aggiunta, no? Sapete tutti gli appassionati di Mauro Bichino come pensano questa cosa. Giuseppe Flavio, quando parla di Golia, non dice che era alto 6 cubiti, ma dice che era 4 cubiti e 1 palmo. E 4 cubiti gli tolgo 88 centimetri. E quindi lui ha scritto, Giuseppe Flavio, che ha riportato la storia del mondo ebraico antico, che questo gigante era 2 metri e 80, 2 metri e 1, 2 metri, anche qui insomma, non è che qualcuno ha. Allora, chi ha ragione, Giuseppe Flavio o la Bibbia? Ora, chiaramente ognuno si fa la propria risposta. Io me la sono data perché vi ho raccontato qual era l'esigenza della Bibbia, che era quella di riportare questo evento così importante che Dio aveva aiutato un omino piccolino, 1,50 m, 1,60 m, a sconfiggere 1,3 m. Se l'avesse fatto con 1 di 2, questo show mediatico che è stato costruito su Davide non sarebbe uscito fuori, quindi avrebbe avuto poco risonanza nel futuro. Quindi dire che era più grande
lo ha fatto diventare un episodio particolare. Secondo me, poi ognuno che si ha fede pensa che è il 2390, mentre altri vai. Che poi, Edoardo, se ci pensi bene, questo vizio di ingigantire la pericolosità del nemico per giustificare la propria violenza è un po' rimasto anche ai giorni d'oggi. Lascio così. Non lo sapremo, non diamo una risposta. Abbiamo due versioni. La fonte della Bibbia, questi sono dati che trovate ufficialmente nel libro Antichità Giudaica, nel testo vi spiego tutto. Andiamo avanti, sulla Bibbia si parla anche di un altro gigante con misurazioni ben precise. Si dice che a un certo punto nel Deuteronomio dice perché Og, quindi questo gigante si chiamava Og, era il re di Basan, era il re di Basan, che è una città sempre del Medio Oriente, era rimasto l'unico superstite dei Refaim, quindi i Refaim dovevano essere anche particolarmente alti. Ecco, dicevano quelli sopravvissuti, anzi facciamo una premessa, questa parte del Deuteronomio si riferisce sempre a persone che hanno fatto conquiste sul territorio, hanno ucciso, ma sapete tutta la storia che sta dietro, e parla a un certo punto di persone che sono andati in questa città di Basan e hanno visto questo gigante morto, quindi non l'hanno visto in vita, l'hanno visto morto. Perché Og, re di Basan, era rimasto l'unico superstite dei Refaim. Ecco il suo letto, un letto di ferro. Non è forse a Rabbà degli Ammoniti? È lungo 9 cubiti il letto e largo 4 secondo il cubito di un uomo. Quindi, ritornando alle misurazioni di prima, il letto di questo re Og dovrebbe misurare intorno ai 4 metri. Questo che hanno visto queste persone qua non è il letto di quello che si trova, ma è il letto dei morti, cioè la tomba. Hanno visto la tomba del gigante Og, quindi non è che perché di ferro. Hanno visto, sono andati, questi qua hanno trovato la tomba dove dimorava questo gigante, era a 4 metri. Sappiamo che quando in passato morivano, facevano, anche per esempio i faraoni venivano messi in delle scatole cinesi, facevano prima una bara piccola, poi solo ci mantenevano quella più grande, poi quella più grande, facevano tipo le scatole, le mafiosche, no? Ecco, e poi la tomba veniva a 4 metri. Non lo sappiamo, però Mauro, insomma, Pichino mi ha detto, guarda, io penso che sia così, e io gli ho dato ragione, perché probabilmente quella era la, semplicemente la tomba, hanno visto la tomba, il letto di morte, cioè quando la tomba di questo, tra virgolette, gigante, perché secondo me non era proprio il gigante. Poi finisco qua, perché nel libro io tratto tutte le ricorrenze in cui nella Bibbia si parla di giganti. Non si parla mai di misurazione, non si parla mai di altezze specifiche. Gigante può essere tutto. Quando è che si definisce una persona gigante? Perché magari se io sono alto 1,80 m e mi trovo, come se Michele, la saluto, 2 metri, per me è una persona alta, quindi non lo reputo un gigante. Però magari qualcuno che è più basso, 1,50 m, così come l'altezza media di 5.000, 6.000, 3.000 anni fa, vedere uno di 2 metri, dice quello è un gigante, e trascrive nelle note, dice io ho combattuto contro un gigante. Secondo me può essere intravista molta storia con questo ragionamento qua. Chi ho di fronte, se è molto più alto di me, io lo definisco gigante. Ma se quello che ho di fronte è un'altezza un po' più alta della mia, dico che è una persona alta. Per me, non so voi come la vedete da questo punto di vista. La finisco qua perché insomma altrimenti diventa lungo. Okay? Allora, tante grazie. Allora, vi lascerei lo spazio per almeno un paio di domande. Poi prima però di passare alle domande vi ricordo due cose. Allora, chi dovesse andare via prima e vuole acquistare il libro può farlo al banchetto, se ne occuperà una delle persone lì accanto al banchetto, il costo è di 15 euro, giusto?
Sì. Se invece volete aspettare alla fine per avere magari anche un autografo, chiaramente trattenetevi ancora. Un'altra cosa, vi ricordo uno dei prossimi appuntamenti che sarà sabato prossimo, non sarà qua da noi, però organizzato da noi insieme con Assis, un'associazione di sanitari, e sarà con Eugenio Serravalle, presidente di Assis e anche referente regionale di Contiamoci, e parlerà di vaccinazioni pediatriche alle 17.30 all'auditorium della chiesa di Antignano. E poi per gli altri appuntamenti guardate il nostro canale Telegram Libertà Livorno, o anche su Facebook, oppure il sito www.libertalivorno.it. A questo punto darei spazio appunto alle domande, se ci sono, ovviamente. Sì, nell'ultima parte ci siamo fermati su quelli che non sono giganti, no? Però avevi accennato che i giganti si sono ritrovati, diciamo così, nell'America del Nord, se non sbaglio, e nell'America Latina, in Europa o in Africa? Allora, la risposta è lunga, però la faccio vedere soltanto sinteticamente, poi chi deve andare va. Perché io ho portato le domande, chiaramente immagino che qual era, no? Allora, nella tradizione americana, e quindi dell'America del Nord, in Europa niente, quindi la risposta finisce là. La risposta praticamente finisce là. Però nell'America del Nord c'è tutta una tradizione di giganti, perché l'America del Nord, così come quella del Sud, la Patagonia, è un territorio ricco di storia. Parliamo velocemente di questo testo del 1350, quindi parliamo di un testo tradotto dal professor Chiesa, Paolo Chiesa, quest'anno è uscito un libro che si chiama Marca Lada, quando l'America aveva un altro nome, 150 anni prima di Colombo. Lui dice che alcuni marinai della Danimarca e della Norvegia, questo testo di Galvano Fiamma del 1300, parlano che quando si andava in Norvegia, in Danimarca, c'erano altre isole come l'Islanda, poi dopo l'Islanda c'era la Groenlandia e via via, finché ancora oltre la Groenlandia, che oggi sappiamo c'è l'America, dice che ancora oltre, verso occidente, c'è una terra chiamata Marca Lada. Questo è il primo caso al mondo in cui si parla dell'America con questo nome, Marca Lada, prima ancora che venisse scoperto. Gli abitanti del posto sono dei giganti. Esistono edifici di pietre così grosse che nessun uomo sarebbe in grado di metterle in posa, se non grandissimi giganti. Ecco, questo forse è il primo caso in cui si parla in America di questi giganti. In Europa proprio nulla, o perlomeno c'è qualche notizia. Qui ho riportato alcune notizie sui giganti che venivano trovati in America agli inizi dell'Ottocento, del Novecento, quando si scavava per costruire, e raccontavano di trovare delle mummie, dei pezzi di ossa, proprio degli scheletri interi. In questo caso, per esempio, un articolo del 1856 parla di un ritrovamento di un gigante di 3,27 m. Quest'altro articolo parla di un gigante di 3,27 m, parlando delle dimensioni della faccia, insomma di tutto specificamente. Qui abbiamo tutta una serie di ritrovamenti in cui arriva lo Smithsonian Institute e si porta via tutte le cose. Soprattutto in questa zona qua dell'America, l'America insomma occidentale, c'erano intere civiltà di mount builders, si chiamano tecnicamente, in cui sono state ritrovate ossa di giganti. Questo è un altro articolo del gigante di San Diego, 1895, alto 2,74 m, cioè questi sono ufficiali, in cui poi lo Smithsonian l'ha comprato per 500 euro, se l'è portato a casa, e a un certo punto ha detto, no, abbiamo fatto delle misurazioni, era un essere di gelatina. E quindi insomma hanno bollato come falso.
Qui era un caso simpatico, sempre americano, parliamo del 1900, in cui il signor Luciano Quintana trova un gigante di 4,57 m. 4,57 m, lui parla ovviamente di piedi, 15 piedi, e ti ho messo qua quanto è un piede, quanto misura, quindi in proporzione 4,57 m. La data è importante, 18 gennaio 1902. Nel 6 febbraio di quell'anno quel gigante cresce, all'improvviso diventa 5,18 m. Quindi da 4 metri che era diventa 5, insomma diventa, per poi passare l'11 a invece a 3,65 m. Quindi la notizia da 4 metri diventa 5 metri e poi 3,65 m. Il New York Times, oltre a dire guarda è 3,65 m, dice che la signora Luciana, non il signor, quindi insomma qui bisogna capire che cosa è successo. E poi a metà febbraio di quell'anno l'hanno misurato a questo gigante di 5 metri, 4 metri, 3 metri e che no, guarda, 2,40 m. Quindi però comunque era alto. Questo è un altro gigante di Cardiff, si chiama, che a un certo punto l'hanno scavato, non guardate insomma la parte, ok? L'hanno scavato e hanno detto guardate questo gigante di 3 metri come era grande. L'hanno portato a fare anche delle belle esposizioni, è rimasto per anni e anni a un circo a farsi vedere, peccato che poi dopo hanno fatto dell'indagine e era un pezzo di gesso, quindi si vede l'occhio, molto, insomma, che era. E quindi volevo riportare questo perché il sensazionalismo nelle news esisteva anche nel 1800, tante notizie che noi troviamo nei giornali dell'America sono proprio fatte così. Questa è la zona che vi dicevo dove venivano queste popolazioni dei Mound Builders, che erano dei costruttori di cumuli dove facevano delle montagnelle e dentro ci mettevano le persone morte. Hanno scavato questi tumuli e hanno trovato resti di gigante. Guardate la formazione di questi Mound Builders, se non sono delle ziggurat o delle costruzioni piramidali, e queste ufficialmente insomma sono immagini che hanno fatto le archeologie, queste sono proprio piramidi a tutti gli effetti, però nessuno le conosce. Questo sito di questa ricercatrice americana, dove vedete questo simboletto, è tutti i luoghi dove sono stati trovati scheletri di giganti, quindi praticamente tutta l'America del Nord. Qua ovviamente c'è una concentrazione particolarmente insistente, pure qua. Questo invece è dove sono stati trovati uomini dal cranio allungato, e quindi qua ci sono dei manufatti dove sono, c'è questa signora, questo è il sito, io nel libro ne parlo, dove ha fatto questa ricercatrice delle accurate ricerche su questi luoghi. Quindi tutto il nord, anche nel mondo degli indiani d'America, si parla di questi scontri che avvenivano con i giganti. Il ragazzo di prima mi diceva erano cannibali, sì. I paiute dicevano che erano cannibali, si mangiavano i bambini, si mangiavano gli uomini, e questi qua, che erano altri gruppi di giganti, un giorno si sono incazzati. Hanno preso questi giganti Siteca, li hanno rinchiusi cacciandoli insomma, in alcune caverne, hanno acceso un fuoco e hanno fatto entrare tutto il fumo dentro e sono morti tutti i giganti. Centinaia di anni dopo sono andati gli archeologi e hanno trovato giganti. E hanno trovato in particolare 4 crani di questi giganti dai capelli rossi, e hanno detto guardate la mandibola di uno di questi crani rispetto alla nostra. Ora, qui viene detto, insomma, anche questa History Channel che l'ha scritto, che erano 2,5 metri. Io non sono andato là a misurare, non ho fatto lì, però in America del Nord c'erano sicuramente tantissime cose da vedere da questo punto di vista. In Europa poco, o perlomeno, se ci dobbiamo fermare un'altra letta. Mi ricordavo che in Sardegna fossero stati ritrovati dei resti di gigante. Ci aggiungo un'altra cosa sempre sull'Europa. Mentre tu parli, sì, sì, nella mitologia norrena si parla degli Jotun, che sono dei giganti del
dei ghiacci, che sono, vengono da una, da, un, quindi da una dimensione diversa, ma come sa nella mitologia norrena le dimensioni sono un po' sovrapposte, si viaggia da una dimensione all'altra. Non so se tu hai analizzato questa cosa, perché effettivamente si parla comunque di zone che so, fanno parte attualmente dell'Europa, anche se è una mitologia e quindi non è prettamente quello su cui ti sei concentrato. Però visto che ci hai messo la Bibbia, sì, tutto sommato, non è allora, tanto lontano. Nel nuovo libro che uscirà a gennaio, io ho parlato solo di mitologia, tra cui anche tutti i miti norreni, tutti i giganti, ho preso a rassegna tutti i giganti norreni, tutti i giganti greci, perché insomma c'è la gigantomachia greca, la gigantomachia romana, però sono mitologie, poi sono ricordi di un lontano passato, giganti grandi, più di una montagna, sono racconti un po' fantasiosi, quindi io non sono entrato, io quello che voglio attenzionare sono le scoperte dopo le persone che hanno visto, a me quello interessava. La mitologia su questo libro mi è interessato poco, però l'ho studiato nel secondo libro perché in tutto il mondo, come ti dicevo, è stata raccontata. Ecco, questo è un gigante. Che uscirà il libro più o meno? Gennaio, penso gennaio. Questo è un ritrovamento di un gigante. È stato passato per questo. E invece poi, quando l'hanno cominciato a studiare, hanno capito che quello era un elefante. Ecco, questo non sono fake, quindi queste sono tutte immagini e fotografie reali spacciate per ritrovamenti di ossa di gigante americano, anzi no, questo è francese, come il mammut, però all'inizio quando esce la notizia te la spacciano come gigante, no, questo è americano, questo è un T-Rex, insomma era bello grosso il T-Rex, però quando considerate che nel 1200, nel 1500, nel 1600, quando scavavano e trovavano queste cose qui, dicevano nelle cronache, e io le ho riportate tante volte, abbiamo trovato un cimitero di giganti, tutti giganti. Probabilmente tante cose possono essere tranquillamente riferite a queste scoperte, perché oggi sappiamo, la paleontologia, l'archeologia, ha capito che queste ossa qua sono di animali preistorici di milioni di anni, ma all'epoca non si conoscevano, anzi c'era proprio, si fermava il mondo al diluvio universale, quindi tutto ciò che esisteva prima non esisteva. E quindi per loro, questo è in Giappone, dove insomma sono state trovate queste ossa, le volevo far vedere perché quando in tanti testi che ho scritto si dice abbiamo fatto, trovato le ossa di un gigante, però come le abbiamo disseppellite si sono distrutte, proprio polverizzate. E non ne abbiamo le prove. Sì, è vero, perché quando si fa uno scavo archeologico, come in questo caso, si deve. Ok, si deve stare attenti a non distruggere tutto l'insediamento, perché è come se fosse tutto compatto. Allora, se tu gli togli la terra, si scoppiano, proprio si frantumano dopo un giorno e non c'è più niente. Invece, tenendoli così, sono ancora legati alla terra e quindi non si spappolano. Diciamo, archeologicamente funziona così. E quindi non lo sapevano i nostri predecessori, scavavano, trovavano, alzavano e si frantumavano nelle loro mani. Vado sul capitolo del. Fatto qualcosa? Sì. Vado sul capitolo della Sardegna. Io vado avanti tranquillamente. Se intanto c'è qualcuno, se vuole prenotare, facciamo l'ultima domanda dopo questa, alzi la mano. No, non c'è, perfetto. Ok, gigante della Sardegna, ultimo argomento, se volete, io posso proseguire, tanto dormo qua. Allora, io ho intervistato, se avete mai visto qualche documentario sulla Sardegna, il signor Luigi Muscas, che è oggi una persona molto attiva nel raccontare le sue storie sui giganti della Sardegna, perché questo signor Muscas, che io ho intervistato anche su TV City, parla proprio delle sue esperienze personali di quando era bambino, e lui ha scritto una serie di libri su questo. A un certo punto aveva 5-6 anni, all'inizio degli anni 70,
stava in mezzo alle terre della Sardegna, insomma lui vive là, e a un certo punto è venuta una forte pioggia. Allora lui era bambino, insomma, in aperta campagna, cercava di trovare un rifugio, ha trovato un anfratto, si è infilato dentro e ha visto che era profondo, insomma, ha continuato ad entrare finché è arrivato in una sorta di piccola grotta dove al centro c'è una mummia di 4 metri, lui dice, 4 metri e 20. E questa mummia lui è rimasto spaventato e c'è andato anche il giorno dopo. C'è andato dopo 2-3 giorni, c'è andato per la settimana, per 2-3 mesi, poi ha chiamato anche le persone, insomma, gli altri amichetti, e vieni con me, ti porto a vedere il gigante. Questi entravano tranquillamente in questa tomba, toccavano la mummia, gli toccavano le ossa, lui diceva che erano ancora, si sentiva la cartilagine di questa mummia di 4 metri. Lui racconta che questa, poi da adulto ha capito che faceva parte di un popolo degli Atlantidei prediluviani che erano venuti instabile a vivere, insomma, nella Sardegna, che si erano posizionati là e erano alti 4 metri. Questo è quello che oggi chiamiamo la tomba dei giganti, che praticamente in tutta la Sardegna è piena di queste reliquie in cui si dice che denominate proprio tombe dei giganti perché vedete hanno una forma tipo titaura, insomma, per chi ricorda anche l'utero femminile, da cui si venivano seppellite, hanno trovato delle ossa di giganti e quindi hanno chiamato queste cose tombe dei giganti. Se mi dite, Edoardo, ma c'è la prova di un osso? No, non c'è proprio niente, insomma, non abbiamo nulla, perché fino agli anni 60-70 sembrerebbe che arrivasse qualcuno di potente, non si sa chi, e toglievano tutto di mezzo. E quindi abbiamo soltanto testimonianze di tantissime anziane persone che hanno visto queste cose, ma fisicamente non ci abbiamo niente. Ecco, questa è un'altra tomba dei giganti che io penso che sia un territorio particolarmente interessante la Sardegna, ma va presa questa storia con un po' di pinzette, perché anche Muscas dice che suo nonno era alto 2,40 m, suo fratello quando è nato era talmente grande che non si riusciva a portare in braccio, e tutti gli dicevano, ecco, vedi, adesso fai la fine di tuo nonno che era alto così di più di 2,5 m. Perché ci sta un filone di persone, insomma, del passato che nascevano grandi, quindi gli antichi, i vecchi e gli anziani di oggi dicevano, c'erano gli anziani e le loro tradizioni volevano che 10.000 anni fa, queste sono le storie che racconta lui, c'era un popolo di giganti che sono venuti poi a vivere in Sardegna e che sono stati proprio in questa città di Paoli a Varesia, no? E sono stati lì a vivere per un certo periodo. Poi è venuto l'alluvione del grande diluvio universale e ha spazzato tutto lì. Questo è un giornale, luglio 2015, Unione Sarda. Questo libro, questo giornale parla di un ritrovamento di giganti, quindi parla effettivamente di uno scheletro proprio su una testata giornalistica in cui alcuni, insomma, ve la sintetizzo, alcuni sindaci si sono proprio praticati a pubblicizzare questa scoperta. Hanno detto, guardate, qui sono rimasti scheletri di giganti che hanno, non si sa che fine abbiano fatto. E questo giornale, se voi oggi lo cercate su internet, su Google, non lo trovate da nessuna parte. Proprio è sparito completamente. Chissà, se lo cercate, chissà come mai. Non lo trovate. È un caso un po' particolare. Io per cercarlo, perché me ne avevano parlato, sono andato su una funzione di Google che ti permette di tornare indietro nel tempo, una sorta di time lapse ritroso nel tempo, in cui tu gli dici, guarda, vai ad agosto 2015 e fammi vedere com'era Google e tutto l'internet in quella data là. Quindi sono andato indietro, virgolette, nel tempo con internet, ho detto fammi andare su questo sito e sono riuscito a trovarlo, perché all'epoca ci stava, oggi è scomparso completamente. E parla che alcuni sindaci, i due comuni interessati, hanno ricevuto un finanziamento di 850.000 euro per avviare gli scavi, ma non se ne è saputo proprio completamente più.
Quindi sicuramente la Sardegna è questa qui, sono tutti questi pallini, sono tutte le zone della Sardegna dove ci sono nuraghi, reperti archeologici, perché praticamente la Sardegna in passata era un luogo particolarmente ricco di arte nuragica, di archeologie da studiare, però noi oggi la definiamo come quella zona fatta di pastori, di agricoltori, di persone che non c'è nulla. Invece oggi la Sardegna è il luogo più ricco di storia e di archeologia. Questo è il signor Luigi Muscas di cui vi parlavo, e lui mostra questi denti che dice che siano di giganti. Io personalmente non sono un anatomo patologo, qualcuno dice che siano cavalli, mucche, insomma, che lui trova questi scheletri, non lo so, non mi sbilancio, però lui dice no, io l'ho fatto vedere e dicono che sono resti umane. E quindi guardate quanto è grande questo dente, mi sembra strano, però lui lo dice, io ve lo racconto, poi se sia verità non lo sappiamo. E quindi volevo chiudere con questo, perché insomma si è fatta una certa. Grazie per l'attenzione. Ricordo, per chi vuole il libro l'ho trovato all'ingresso al prezzo di 15 euro, se poi volete farvi autografare venite qui, per favore non fate come al solito e l'assaltate poi all'ospite con domande che potevate fare davanti a tutti e vi siete vergognati, quindi lasciatelo tranquillo che sistema un po' di cose. Però vorrei che tu ricordassi, Edoardo, un po' come si fa a seguire te o a seguire TV City, insomma, se vuoi dire tu stesso, perché giustamente io faccio dirette su YouTube, sul canale mi trovate, mi cercate con Oltre la Storia, che è il canale YouTube dove io trasmetto due volte a settimana, il giovedì e la domenica, e facciamo parlare persone, studiosi, ricercatori che hanno voglia di raccontare la storia da un altro punto di vista, che vada oltre quella che è la storia che conosciamo noi, la storia accademica, la storia ufficiale, che hanno la voglia di mettersi in gioco, di metterci la faccia, perché noi cerchiamo di dare voce proprio a queste persone che hanno questa visione diversa dalla nostra. Io stesso ci ho messo la faccia, quindi insomma, se vi piace queste tematiche, penso che di affrontarla anche dal punto di vista un po' più professionale. Siamo una piccola emittente, stiamo crescendo anche grazie alle persone che ci stanno facendo. Grazie e buonanotte. Grazie.